Allora, la teoria della complessità cambia la nostra comprensione del mondo. Ma in cosa cambia la realtà? Ad esempio, qui dietro c'è tutto un discorso sul calcolo, si chiama quantum computation, cioè i calcolatori che noi stiamo usando sono calcolatori, fatemi dire, aristotelici, sono meccanismi deterministici. Data una cosa, ne ricavano un'altra e ne ricavano un'altra. La materia non si comporta così. Diciamo, se uno ragiona in termini di meccanica quantistica, tu hai la compresenza sempre di tutti gli stati. È come se uno che gioca a carte dovesse capire la smazzata guardando le carte una per una, e la logica della meccanica quantistica è che tu guardi le carte tutte insieme come un'entità. Allora, questo equivale a dire che i nuovi calcolatori quantistici sono macchine nelle quali non calcoli più nel modo che noi siamo abituati a calcolare, lineare. Diciamo che una macchina da 40-50 bit equivale a un supercomputer di oggi, perché è in grado di calcolare 2 alla 50 opportunità in un passaggio. 2 alla 50 è come dire 1000 alla 5, quindi sono un 1 con 15 zeri, un milione di miliardi. Allora, questo lo dico perché sono convinto che la fisica attuale abbia guai molto seri. Quindi io penso che una parte dei problemi che stiamo discutendo richiederanno anche una revisione della nostra conoscenza del mondo. Sì, comunque tu hai due modelli concettuali. Uno è quello della relatività, che è un modello tendenzialmente elegante e continuo, e un altro che è quello della meccanica quantistica. I due modelli dicono cose che non stanno insieme concettualmente. Entrambi finora hanno predetto cose che non conoscevamo e ci hanno anche azzeccato. Quindi diamo per scontato che noi siamo in una fase nella quale la fisica, che ha sempre funzionato, e io penso continuerà ancora a funzionare, ha dei profondi bachi teorici. Dopo aver detto questo, c'è una cosa carina da ricordare. La pubblicazione più citata di Einstein è una pubblicazione che lui ha scritto quando aveva più di 50 anni, nel 35, ed è una pubblicazione che è passata alla storia sotto paradosso EPR, Einstein-Podolsky-Rosen. Lui non l'ha mai sopportata la meccanica quantistica, anche se in qualche modo ha contribuito a inventarla, perché lui la riteneva uno strumento efficace ma intellettualmente ripugnante. Lui ha passato la vita a spiegare a Bohr, ad Heisenberg, che avevano torto. Tutte le volte Bohr gli rispondeva spiegandogli che il loro modo di ragionare era in grado di rispondere alle sue critiche. In questa pubblicazione lui sostiene che se fosse vera la meccanica quantistica, due particelle che nascono insieme e che poi vengono separate, di tal che nessuna sappia più nulla dell'altra, come due gemelli, continuano a vivere della stessa vita, al punto che se ne uccido una, uccido anche l'altra. E concluse che questa è una cosa aberrante e assolutamente contraria al buon senso. E infatti Bohr a quella critica non rispose. Il guaio è che gli esperimenti moderni dimostrano che quella che si chiama entanglement esiste, o almeno ci sono degli esperimenti che sembrano dimostrare che due cose nate insieme e separate, se uccidi uno uccidi anche l'altra, e non capisci come possa essere, perché non si collegano più tra di loro. Allora, solo per spiegarti il problema che base ha con la vita, se non è vero l'entanglement, il DNA non può stare in piedi. Perché le due teste delle varie cose che fanno la doppia elica non possono stare dove stanno. Perché stiano dove stanno, bisogna che, come dire, le parti subatomiche che hanno la testa siano come due gemelli. Sono separate e devono comportarsi come se continuassero a vivere insieme. Altro che i principi di causa ed effetto. Questo è notevole. Vuol dire semplicemente che la nostra concezione della materia, la nostra conoscenza soprattutto della materia vivente, è patetica. Tutto non è vero. Attenzione, quando si parla di informazione, noi diamo alla parola di informazione un significato implicito che è un sistema di valori per noi. Una cosa è informativa perché ti serve. La parola informazione vuol soltanto dire luce accesa, luce spenta. Allora, la materia ha un unico attributo rilevante, l'informazione. Questo vale anche per l'essere umano, che è materia.
Sì, sì, oh, da questo punto di vista le cose che io sto dicendo hanno molte banali implicazioni, ma queste sono piccole cattiverie. Ad esempio, la gente che dice dematerializzare dice una sciocchezza. Non esistono i bit senza gli atomi, non esiste informazione senza materia, non esiste il concetto di immateriale, no, l'informazione è una proprietà della materia. Le equazioni che legano l'informazione sono delle equazioni esattamente uguali a quelle dell'energia. Sta roba è nata un secolo fa, perché un po' di queste idee non sono nuove, a fine 800, inizio 900. Oggi siamo qui a gestire le conseguenze di cambiamenti che hanno generato il mondo che abbiamo attorno, che quasi nessuno di noi capisce, che sono piene di bachi ma hanno funzionato, ma quello che hanno generato è qualcosa di più che non degli oggetti. Hanno generato un'organizzazione sociale, un sistema di produzione che è cambiato. Cioè, in sostanza, noi oggi ci troviamo per la prima volta a fare i conti con cose che in parte esistevano già. Mi fate fare un giochetto per Platone, il mito della caverna. Quello è un bel mito, si può anche riprendere, c'è solo un dettaglio, che ai tempi di Platone la cavallinità era una cosa astratta, elegante, perfetta, l'ideale era una sfera. Il mondo è fatto di patate perché noi non siamo in grado di cogliere la sfera nella sua essenza perfetta e abbiamo delle approssimazioni. Per un fisico moderno, la realtà, quella vera, fuori dalla caverna, è un'iperpatata con infiniti bitorzo. Purtroppo nel mondo normale la cosa degrada verso la cosa peggiore che si può immaginare, che è una sfera. Detto scherzando. Cioè, in sostanza, molte delle cose che oggi vengono concepite come strumenti e strutture informative sono delle cose complesse, che vengono poi nel mondo concreto semplificate e ridimensionate. Vi faccio un altro esempio: se io dovessi oggi descrivere l'attività lavorativa, mi viene da dire che è sempre più frequente la generazione del contenuto informativo, non è la trasformazione del contenuto informativo in oggetto. La rivoluzione non sta nelle stampanti 3D, sta nel fatto che in qualunque posto del mondo io posso concorrere a generare il progetto di un motore che viene realizzato qui a Torino. Questa cosa qui è in corso. Ad esempio, tu hai da un lato la globalizzazione, ma ad esempio molta gente oggi si occupa di cose che si chiamano personal fabrication, cioè tu hai sempre più attività, anche il ritorno banale al cucinare. Tu hai più tempo libero e hai sempre più persone che fanno delle cose e se le fanno da sé. La componente fondamentale del farsene non è tanto il gas che accendi per cuocere, ma è la costruzione del processo. Cioè la socialità. La socialità ti genera anche delle possibilità individuali che una volta non erano pensate. A proposito di connessioni delle cose, c'è chi sostiene che l'universo è in qualche modo un calcolatore, che calcola in ogni istante il suo stato successivo sulla base dello stato precedente. Solo che è un calcolatore quantistico. Questa è una frase che ebbe occasione di dire Wiener negli anni 60, che fu largamente sottovalutata. Lui disse che era molto grande il pensiero di Darwin, perché Darwin per la prima volta ebbe il coraggio di dire che non c'era una barriera che separava gli uomini dagli animali. Wiener sostenne negli anni 60, e lui era protestante, che la barriera da superare era la distinzione tra animato e inanimato. Cioè che non esiste in realtà una barriera che separa la materia inanimata dalla vita. Che siamo sistemi complessi. Sempre c'è chi sostiene che la parola vita è in realtà una scala che misura la complessità dell'organizzazione della materia. In questo senso, quindi la distinzione tra animato e inanimato, quindi chissà cosa vuol dire. Morte, vita, ovviamente anche questo diventa un qualcosa. È una delle cose che spiega perché le cose di cui stiamo discutendo hanno una componente etica molto rilevante. Noi non stiamo solo maneggiando dei concetti astratti, noi in realtà ci assumiamo una responsabilità
perché nel momento in cui tu raccogli ed esamini ed elabori questi dati, lo fai con delle modalità, lo fai con un sistema di relazione con gli altri. Io credo che qui c'è un problema fondamentale, che è un problema di trasparenza. Tu non puoi pensare che cose di questa delicatezza vengano sottratte alla possibilità di una discussione preventiva e anche esposta. Cioè, questo però richiede un lavoro collettivo di milioni di persone. Cioè, questo richiede una cosa che quando io ero piccolo si chiamava politica. Cioè, non è soltanto un problema di tecniche. Io quello che sto sostenendo è che bisogna sforzarsi di vedere non soltanto il dettaglio dell'operatività delle cose, ma quali sono i presupposti culturali che tu hai alle spalle, quali sono le ipotesi che queste cose generano, eccetera, eccetera. In qualche modo lavorare a un livello, diciamo, più umanistico. Ma su questo non c'è dubbio, ma io ritengo anche che la distinzione tra sistemi umanistici e scientifici sia una forzatura che è nata in certe fasi, perché era anche un'operazione di doppia ipocrisia. Per chi si occupa di tecnica, sostenere che tu in fondo non hai responsabilità sull'utilizzo, che tu in fondo fai le cose che, fino alla cosa estrema, che è la guerra o il genocidio. E gli umanisti hanno anche un grande meccanismo di ipocrisia. Fa finta che il mondo non cambia, gli uomini non cambiano, che tutto è un insieme di valori che ha una componente assoluta e astratta, e quindi delle miserie dei manovali che maneggiano, chi se ne frega. Guarda che molte delle idee scientifiche hanno sovente dei pregiudizi culturali o ideologici che gli stessi scienziati non hanno chiaro. Ad esempio, volete un esempio classico? Il Big Bang è la teoria cristiana della creazione. Se tu ragioni da buddista, esistono gli eoni e l'universo è un qualcosa che si espande e si comprime. Dopo aver sostenuto che il Big Bang era una cosa quasi oggettiva perché c'era radiazione fossile, adesso se parli con la maggioranza dei fisici che io conosco propendono molto di più per la tesi buddista. Ma perché? Perché i nuovi fisici, invece di pensare che la verità si ottiene scavando dentro la materia, cominciano a dire che si capisce la correlazione tra le parti. Se tu ragioni in termini di correlazione tra le parti, un meccanismo di espansione e di contrazione, cioè un sistema oscillatorio dinamico, ti viene molto più naturale. Oltre alla scienza moderna, non è detto che si stia orientando solo a spaccare le cose per andare dentro le scatole. Una quantità crescente di scienza si occupa di capire come le scatole si organizzano e si montano insieme. Io volevo mettere in rilievo che sta un po' spostandosi il punto di vista anche della cultura e dell'analisi. Parlare di sistemi complessi non vuol dire parlare di cose che appunto Aristotele non conosceva, vuol dire che oggi provi ad affrontarle con strumenti che Aristotele non aveva. E allora provi a capire se questo punto di vista ti permette di scoprire cose. Quindi ragionare meno sul costituente ultimo, ecco, della materia, se vuoi un pochino su un insieme. Tendenzialmente c'è un mucchio di scienza che tu puoi fare guardando la dinamica delle organizzazioni umane, le epidemie, i tumori e i batteri, ma per uscire dal mondo biologico puoi farlo pensando all'organizzazione sociale, alle risorse idriche. Nel caso della materia, l'organizzazione ad esempio di nuove forme di calcolatori, insomma, c'è molta roba in cui la componente organizzativa è molto importante, ecco. Quindi anche il rapporto tra le persone è molto importante. Forse si potrebbe provare a ricostruire una storia collettiva, diciamo così, dell'umanità che aiuti un po' di più i giovani.